bersaglieri. Fu preso prigioniero a Karen in Etiopia e portato in India dagli inglesi in prigionia. Non si sa come, però nel 1943 noi lo ritroviamo a Capri, una cosa abbastanza strana, e non mi chiedete come ha fatto, perché dalla prigionia inglese prima del 1946 non è mai tornato nessuno. Lui stranamente nel 1943 a Capri. Il 24 luglio, il giorno prima che cada il fascismo, lui è qui a Campi a lavorare. Racconta nelle sue memorie di aver sempre fatto le visite con la bicicletta che gli aveva regalato il primo paziente campigiano e con la sua ariana militare durante quel periodo. E ricorda che andava a fare le visite sotto il ponte ed è sempre rimasto qui a Campi. Nel periodo dell'emergenza, che è quello più importante, che comincia nel luglio del 44 e arriva fino al 2 settembre 44, Giancarlo Lazzarini è chiamato dall'autorità allora esistente, vale a dire il commissario politico della Repubblica di Salò, Boretti Ciglio se n'era andato a Milano con tutti i fedeli della Guardia Nazionale Repubblicana, e quindi l'autorità campigiana era in mano a tre persone della resistenza campigiana: Arnoldo Nesti, Fernando Puzzoli e Spartaco Conti. Questi tre personaggi molto importanti per Campi fecero due cose. Primo, presero in mano il comune, affidarono l'anagrafe al Pietro Santoni, che va della chiesa, e la portò nel palazzo da Cristina Merkel, salvarono tutti i documenti. La seconda cosa, organizzarono un piccolo ospedale qui in Campi, perché nel momento dell'emergenza Campi era rimasto isolato con Firenze, quindi non si poteva più portare né feriti né malati all'ospedale di Firenze. Allora fu organizzato un piccolo ospedale nel palazzo che ora si chiama Spartaco Conti, dove c'era la biblioteca e dove c'era stata l'organizzazione top tedesca, quelli che portavano e deportavano a lavorare nei campi di sterminio germani. Questo ospedale fu gestito, questo prima che lo legga, fu dato in mano al dottor Giancarlo Lazzarini. Però oltre a lui vorrei ricordare le due levatrici che erano Cioffi Leda, levatrice del comune, e Rosetta Piazza, levatrice volontaria, di cui c'è anche una bellissima lettera negli archivi in cui lei dice: a me non interessa nulla, io resto, senza, nessuno era pagato in questo periodo. E tutti restarono in questo gruppo per questo ospedale, quindi è molto importante questo. Quindi, oltre a Giancarlo Lazzarini c'erano Leda Cioffi, levatrice, Rosetta Piazza, levatrice, Baci Maddalena, infermiera, più tutte quelle persone che portavano i liberi per i malati e li aiutavano nei vestiti, in tutte le cose. Questo ospedale è durato fino al 10 settembre del 1944, quindi non si è fermato dopo la liberazione del 2, ma è arrivato fino al 10 e ha visto tutti i feriti e tutti i malati che non potevano essere trasportati all'ospedale di Firenze. In questo mese questo gruppo di persone a Campi di Senza ha fatto nascere 15 bambini, 7 femmine e 8 maschi. Dopo il passaggio della guerra, il dottor Lazzarini è tornato nella sua normalità, nella sua ordinarietà, una persona umile, una persona dimessa, discreta. Io ho lavorato anche in sala operatoria con lui, una persona brava, silenziosa, non si è mai vantato di nulla, anzi è stato sempre discreto e non ha mai voluto dire tante cose. Nel 1984 il comune di Campi distribuì la cittadinanza onoraria e lui smise di si associò con il dottor Riccardo Muro nel 79, nell'80 aveva 70 anni, fu costretto ad andare in pensione ed è morto nel 1994. Io posso fare una nota personale.